Non serve che schiaccia. Dove siamo? Più su Roma M. Vediamo. Ma avete incassato, ma è vicino di te? Sì. Mica mi impegno di posto. Posso dire una cosa a te, buonasera, mi sto vedendo l'inizio. Buonasera. Sì. Dai, di quello che vuoi. Tipo, buonasera ragazzi, iniziamo la Gorà questa sera. E la iniziamo con il raccontarvi una piccola azione che abbiamo voluto fare oggi. La prossima domenica inizia quello che si chiama il Festival dell'Acqua ed è promosso da un ente che raggruppa tutti i privatizzatori italiani del servizio idrico e di altri servizi pubblici locali. A questo festival ha dato l'adesione il Presidente della Repubblica e allora abbiamo pensato che fosse giusto e corretto da parte nostra, in quanto istituzioni anche, oltre che attivisti, chiedere al Presidente di togliere l'adesione del Presidente della Repubblica da un festival che non ha nulla a che fare con l'acqua bene comune, né tantomeno con il rispetto dell'esito referendario di 2 anni fa. È una piccola azione che cerchiamo di far ripetere a tantissime persone, la stiamo divulgando sulla rete, se volete farlo anche voi trovate sulla mia pagina Facebook tutti il testo e riferimenti vari per poter spedire la lettera al Presidente della Repubblica. Gli viene chiesto di togliere un patrocinio perché lui è garante della Costituzione e di un processo democratico, lui dovrebbe essere garante della democrazia in questo Paese, ma non c'è nulla di democratico nel non rispettare un voto popolare e quella che è la volontà cittadina. Io mi fermo qui e passo la parola a voi. Chiedi se c'è qualcuno che vuole fare domande. C'è qualcuno che vuole parlare, chiedere qualcosa, qualche informazione? Se volete dico questa cosa. Vai, vai. O breve, che non è che puoi sempre parlare. Ciao a tutti, io sono Veronica Mammi e sono una portavoce del municipio Sesto. E niente, vi do una delle notizie sui lavori che stiamo facendo. L'altro giorno c'è stato il consiglio municipale, abbiamo occupato l'aula consiliare perché non ci stanno dando il diritto di riprendere, di fare le riprese video, così da dare la possibilità a chi non può partecipare, quindi ai consigli, alle commissioni, di poter vedere però quelli che sono i lavori che vengono fatti. Abbiamo occupato l'aula, eravamo 30-40 attivisti e niente, la reazione è stata da parte del Presidente del Municipio naturalmente molto forte, in quanto appunto ha chiamato i vigili, ci ha fatto segnalare, ci ha trattato come se fossimo delle persone senza alcun diritto. Ci hanno detto che non potevamo comportarci in questo modo, noi non potevamo imporci, non potevamo decidere nulla di quello che si stava facendo. Queste persone non riescono a capire che noi siamo i vostri dipendenti, voi ci pagate per fare i vostri interessi. Quindi io spero e invito tutti quanti a partecipare quanto più possibile ai lavori d'aula, ai lavori di commissione e ai consigli dei vostri municipi. Fate vedere la vostra presenza perché questo, cioè la partecipazione può portare al cambiamento. Invito tutti al prossimo consiglio municipale a partecipare anche al nostro consiglio municipale, così che invece che 30 persone questa volta vedranno 40, 50, 100 persone e inizieremo a fare la differenza. Tutto qui, grazie. Io devo scappare e ritorno fra 20-25 minuti di ritorno e vi parlo anche di quello che ha appena detto. Benissimo. Qualcuno vuole parlare, chiedere qualcosa, spiegare? Aspettiamo allora qualche altro parlamentare che si avvicini. Se volete fare popolo. Al popolo. Chi è che vuole fare un commento? Un piccolo commento? Vai.
Ma questo è lo straordinario attivista del primo municipio Daniele Luperto, mi pare, che in diretta a streaming qui dalla Gorà. Io vorrei chiedere a chi ha la possibilità di fornirci informazioni sugli avvenimenti di ieri, se ci sono cose particolari avvenute in aula di cui magari la piazza può essere interessata all'ascolto, la Gorà. Grazie. Dai, ci sta Alessandro che ti dà informazioni sugli avvenimenti di ieri. Sei temprato, no? No, no, sì, sai qualcosa? Ciao a tutti, mi sentite? Buonasera. Buonasera. Gli avvenimenti di ieri. Una buffonata, sono ridicoli, come diceva la taverna, sono niente col GN. Grande, grande. Allora, io do una lettura, ci ho un po' riflettuto, chiaramente non sono convintissimo perché non è facile capire, da un lato il partito è condannato, dall'altra parte il partito della schizofrenia, ci vuole uno psicanalista per capire il PD. La mia lettura è che i ricattatori professionisti come quali il senatore Berlusconi generalmente non tornano a casa a mani vuote. Questa è una mia sensazione. C'è invece chi dice assolutamente sì. Ieri ho conosciuto la Santanchè e mi sono presentato, lei è anche gentile, ci siamo dati del lei e lei era davvero dispiaciutissima in lacrime dicendo ci hanno proprio tradito. Quindi le ho letto negli occhi l'effettivo tradimento, perché io pensavo pure che fossero pure balle tra di loro. Quindi l'effettivo, tra virgolette, la spaccatura c'è stata. Bisogna valutare la lettura vera della giornata di ieri, ritengo che la potremo dare definitivamente tra qualche giorno. Bisogna capire due cose: uno, che cosa succede nel voto segreto al Senato rispetto alla Severino, che è questa legge anticorruzione che Berlusconi e compagni dicono che è anticostituzionale, quindi va rimandata la consulta, però è stata già applicata. E nel segreto dell'urna, del voto, sapete che quelli del PD sono favolosi, no? L'avete visto con Prodi, quindi io non mi fido. L'altra cosa che va capita è che cosa farà il Presidente della Repubblica, perché ha rilasciato qualche flescettino, secondo me preoccupante, quando parla di riforma della giustizia o quando parla di una possibile amnistia. Quindi vediamo nei prossimi giorni. Ritengo che ieri Letta sia uscito rafforzato da una vittoria di una battaglia, è anche un discreto democristiano, per cui comunque non è l'ultimo arrivato, però ritengo che stanno proseguendo a scavarsi la fossa, cioè che alla lunga tutta la melma che provano a mettere, oppure la polvere, diciamo melma, sotto al tappeto, a un certo punto non c'entra più, per cui verrà fuori. Vi invito lo so che è difficile, però ad avere un pochino di pazienza, io pure me lo sono ripromesso. Aspettiamo i prossimi giorni, noi dobbiamo continuare questa nostra azione di informazione alternativa di Agorà, continuare con le nostre proposte, continuare con dei gesti comunque eclatanti, quali tetto, barra, Occupy Rai, dobbiamo inventarci queste cose per scardinare un sistema informativo nelle mani dei soliti noti. E quel che è certo, io poi mi piace sempre lasciarvi con un po' di speranza, prima che entrassimo noi comunque c'era Fini, c'era la Bindi, c'era Bersani, c'era Berlusconi, erano tutti piuttosto forti. È innegabile che non solo per merito nostro, ma molto per merito nostro, perché i deputati del PDL vengono a dirci noi non ce la facciamo più, siete troppo rompicoglioni, così ci dicono, è innegabile in poche parole che da quando siamo entrati noi Bersani è morto. Bersani ormai accusa Scanzi, che hai fatto tu per le larghe intese, contro le larghe intese, cioè siamo proprio alla follia. Fini lo tiene in vita l'auto blu che lo scarrozza. Berlusconi comunque è una settimana che prende cazzotti, poi alla fine fa chiaramente le sue butade, si rende conto che ha perso la partita e dice in realtà l'ho vinta. E la Bindi e altri personaggi, grazie a Dio, stanno nel dimenticatoio, per cui per chi li vuole mandare tutti a casa, e questo è un obiettivo politico legittimo, evidentemente un po' di soddisfazione c'è. Per cui che possiamo fare più che insistere e proseguire su questa strada? Null'altro. Io vi invito ad essere sempre molti, a continuare a informarci in maniera alternativa, ad essere slegati dalle ideologie. Oggi l'abbiamo anche dimostrato rispetto alla tragedia assurda a Lampedusa.
che non si risolvono queste problematiche con l'ideologia, né con i buonismi allucinanti di sinistra fuori dal mondo e né con la repressione sciocca, stupida, xenofoba di destra. Si risolvono con le idee logiche e noi lavoreremo su questo nei prossimi giorni. Grazie a tutti. No, no, non c'è bisogno di scrittura. Buonasera a tutti, mi chiamo Rolando Proietti Dozzi, sono un attivista del quarto municipio e sono qua per pubblicizzare il nostro evento. Noi facciamo un Muoviamoci Tour nella nostra zona, nel nostro municipio, che è il quarto, che va da Tiburtina, dall'inizio di San Lorenzo fino al raccordo anulare. Municipio di 200.000 persone, con tutti i problemi che ci sono. Ecco, io invito praticamente tutti voi a partecipare a questo evento, ma invito praticamente tutti i nostri portavoce, perché la gente vuol conoscere realmente i problemi. Siccome la gente non viene oppure non vede determinate situazioni, ecco, io invito tutti i nostri portavoce a venire a questo incontro, perché è importante che i nostri portavoce facciano sapere quello che succede dentro il palazzo. Tutto quello che succede per noi è incredibile, per noi lo sappiamo, noi siamo attivisti. Ecco, quindi rinnovo l'invito a tutti i rappresentanti che siedono qui nel palazzo, i nostri portavoce, i nostri grandi portavoce. Io sono veramente orgoglioso, io ho 60 anni e è la prima volta che vedo una cosa del genere, una politica del genere non l'ho mai vista, e vorrei ringraziarli uno ad uno, specialmente i più giovani, perché è come se fossero i miei figli. I loro problemi praticamente sono i nostri, perché poi sono persone normalissime, noi li vediamo, stanno qui seduti, sono accanto a noi. Ecco, io li ringrazio anticipatamente, ringrazio tutti voi se parteciperete a questo Muoviamoci Tour nel quarto municipio, perché ripeto, confrontarsi con la gente, ascoltare la gente e sentire i loro problemi, e specialmente i problemi degli ultimi, perché nel nostro municipio ci sono veramente dei quartieri degradati, sono veramente delle cose indescrivibili, ci sono persone che soffrono sia a livello sociale, a livello economico, ma a livello anche di handicap. Pensate che nel nostro municipio ci sono 64 persone assistite a livello di handicap, però solo 14 di queste prendono il contributo indiretto, gli altri sono in attesa. Abbiamo fatto una riunione con la consulta e ci hanno detto praticamente che i soldi erano al 30 settembre. Adesso hanno trovato qualche spicciolo per accontentare questi 14, ma gli altri che fine faranno? Ecco, questa è una delle piccole problematiche che sono a Roma, che sono presenti in noi. Ecco, io invito di nuovo i nostri portavoce a venire. Grazie tante, grazie a tutti. C'è qualcuno che vuole parlare? Ciao a tutti, io mi chiamo Manuela e siamo dell'undicesimo municipio. Io volevo associarmi alla ragazza che era del sesto, perché anche noi abbiamo gli stessi problemi. Fondamentalmente ci vietano di filmare o registrare le riunioni, hanno fatto sparire i registratori e soprattutto abbiamo sempre seri problemi nel presentare le nostre mozioni, che puntualmente bocciano. L'ultima è stata anche denunciata perché, dopo aver bocciato la nostra mozione riguardo ai fotovoltaici, il signor Veloccia, che è il presidente del nostro municipio, ha pensato bene di postarlo sul suo profilo Facebook come una mozione presentata dal PD per farla poi votare e accettare. Questo credo che sia una cosa abbastanza grave, è stata infatti anche denunciata proprio alla Commissione, e io inviterei chiunque sia portavoce dei propri municipi, se hanno lo stesso problema dove c'è divieto o spariscono i videoregistratori eccetera, di denunciarlo, fare una denuncia comune direttamente proprio al Comune di Roma. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono qua per dire una cosa. Ieri ho visto in trasmissione questa specie di, come la possiamo dire, minestrone? Farsa. Il minestrone, bene. Io mi sono convinta ancora di più che il Movimento 5 Stelle non può fare alleanza con nessuno, non può fare alleanza con dei burattini. Quindi, un'altra cosa, quello che vorrei più di tutti, che siamo noi cittadini a aiutare ai nostri parlamentari. Noi dobbiamo dare voce con altri cittadini, perché così non si può fare. Dobbiamo essere più tenaci, ok? Buonasera a tutti. Volevo dirvi che noi siamo qui dal 23 luglio in questo presidio perché stiamo chiedendo la riattivazione delle cure compassionevoli, ovvero quelle cure per dei malati che stanno morendo, delle persone che sono in fin di vita e che non hanno un'alternativa medica, ovvero la medicina ufficiale non dà nessuna risoluzione, quindi devono soltanto aspettare di morire. Io dico, questa è una cosa gravissima che sta passando veramente nascosta da invece i problemi della sperimentazione, che non c'entrano niente con le cure compassionevoli. Qui ci sono, per esempio, 5 persone che stavano in lista a Brescia con il decreto vinto, con l'udienza vinta, quindi con la causa vinta da parte del giudice, perché hanno messo in mezzo il giudice, quindi devi rivolgerti al giudice per avere un diritto che è costituzionale. Ok, sono andati al giudice, hanno detto sì, e queste 5 persone di 150 che stavano in lista sono morte aspettando una cura che è sacrosanta e tocca di diritto. Quindi io volevo dire, voi che cosa ci consigliate di fare per avere un decreto d'urgenza? Questa è un'emergenza, non è una cura che dobbiamo aspettare la sperimentazione. Le cure compassionevoli si differenziano dalle altre cure proprio perché non sono sperimentate. Ancora non sperimentate, ma è l'unica alternativa. Io vi chiedo, se voi aveste vostro figlio in una piscina che sta affogando e l'unico che vi dà un salvagente che non è arancione, non è omologato, non è rotondo, è quadrato però galleggia, voi cosa fate? Glielo tirate o no? Qui stiamo in questa condizione, per favore fate qualcosa, stanno morendo le persone per l'indifferenza di questi indefiniti persone che lo fanno solo chiaramente per scopi e di interesse. Ma non possiamo, qui non stiamo richiedendo una casa, non stiamo richiedendo un lavoro, stiamo richiedendo una vita, stanno morendo persone, per favore, per favore. Premesso il fatto che loro sono da prima dell'estate che manifestano queste cose e il massimo rispetto, premesso il fatto che il Movimento 5 Stelle, quello che sceglie in Parlamento, può sbagliare o far cose giuste e noi pure sbagliamo, però vi garantisco che se sbagliamo, sbagliamo in maniera totalmente libera e senza nessuna minima influenza da parte delle industrie farmaceutiche. Premesso il fatto che non sono della Commissione Affari Sociali e come sempre tante volte da Giulia Grillo, da Andrea Cecconi sono venuti qui a parlarvi sempre, la domanda che si deve fare il legislatore è, tu hai fatto un esempio, una metafora perfetta quella del salvagente, è quadrato, non omologato, ma se quel salvagente in realtà non galleggia, ma addirittura accelera, che ne so, è piombo, quindi fa sì che la persona che lo afferra cada giù prima, il legislatore che responsabilità si può prendere? Noi siamo, questo per dirlo, per essere chiari, cittadini, io non sono uno scienziato, se a me lo scienziato mi dice che non è affatto sicuro che quella cura non solo possa far bene, ma può fare anche male, ma io che responsabilità mi posso prendere? Sì, io questo lo capisco, cioè assolutamente, ed è complicatissimo. Come? Valutate le cartelle cliniche, valutate i pazienti e poi No, per...
Prego, prenda il microfono. Assolutamente. Venga. Ma vieni, dai, parla. Lo Stato si arroga il diritto di decidere per un condannato a morte, perché stiamo parlando di persone che, per le quali non c'è cura, di decidere se fare una cura o no. Allora io mi chiedo, se io malato terminale voglio curarmi mangiando una banana la mattina, perché non posso farlo? Se io devo morire, le staminali, parlo di staminali, può essere un'altra cosa, un mattone, che cosa mi può fare? Non mi può fare assolutamente niente. Allora diamo il diritto, diamo la dignità a queste persone di curarsi come vogliono loro, perché lo vogliono fare a loro spese. Non stanno chiedendo niente, stanno chiedendo semplicemente il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La cosa più incredibile è che in un paese democratico si faccia una battaglia per chiedere questo. Questa è la cosa che dovrebbe stupire gli italiani. Qui in Italia si fa una battaglia per il diritto alla cura. Questo deve lasciarci veramente stupiti. Loro sono persone che hanno una malattia per la quale la scienza, la medicina, in tutto il mondo, non in Italia, dice non c'è cura. C'è Vanna Marchi che mi dice che bevo un bicchiere con il sale e guarisco, lo voglio fare. Cioè, mi sento meglio se lo faccio, tanto devo morire, perché non lo posso fare. Vanna Marchi gli hanno fatto vendere tutto in TV, eppure uno che vuole fare una cura, una terapia alternativa, che tra parentesi, se guardiamo... Ma non è una questione di legislatore. Se noi andiamo a vedere un attimo le cartelle cliniche, se proprio vogliamo parlare di staminali, no? Non ci sono effetti collaterali. Molti bambini stanno meglio e sono stati qui in piazza. Sono venuti alla manifestazione, li vediamo, li tocchiamo, i genitori sono contenti. Allora, indipendentemente se questa terapia funziona o no, se faccia bene o faccia male, io credo che un uomo abbia la dignità e il diritto di decidere per sé. Lo Stato è giusto che sia garantista, è giusto fare la sperimentazione, è tutto giustissimo, perché lo Stato deve essere garantista verso il cittadino, ma io sono condannato a morte. Ma che mi frega a me? Ma io faccio come mi pare. Lo Stato non può dirmi no, non ne ha il diritto. Tutto qua. Non è una questione di scienza. Premetto che io culturalmente, e non è una posizione del Movimento 5 Stelle, è una posizione mia e basta, io reputo che il diritto alla morte debba essere un diritto umano. Questa è una mia posizione personale. Cioè che qualora, per fare un esempio, una persona che non è capace di ammazzarsi ha il diritto, qualora volesse terminare con la sua vita, di farlo. Questa è una posizione mia personale, perché nessuno a me ha chiesto il permesso o meno di mettermi al mondo. Sì, attenzione, fatemi concludere. Però con la Costituzione di oggi, nel momento in cui tu prima hai detto se fa bene o fa male, non è uguale l'esempio dell'ultima sigaretta, perché la sigaretta non ti ammazza un'unica sigaretta immediatamente. Qualora il legislatore sapesse che questa cura in realtà fa male, attenzione, secondo te con l'attuale Costituzione non abbiamo la possibilità di darla anche ai malati che sono in fase terminale, perché potrebbe ucciderli. Questa è la verità ed è la legge, e io non posso per adesso, prima di un cambio costituzionale, andare contro questo. Ecco, lo so, come logica io ti do ragione, però è contro la legge. D'accordo, e ci possiamo stare. Ci posso stare, però capisci che è contro la legge. Stiamo facendo, credo, una discussione molto alta e libera. Io mi prendo di nuovo, ma voi lo sapete che l'ho fatto decine di volte, l'impegno come intermediario, anche perché è giusto all'interno di un movimento politico che si occupa dalle stamina alla guerra in Siria, la specializzazione, come voi siete esperti oggi di determinati metodi e siete qui per manifestare su determinate cose, magari non ne sapete nulla della protesta che ieri è andata in scena dei Vigili del Fuoco, ed è giusto che chi si occupa di Vigili del Fuoco debba andare a parlare con loro, chi si occupa di affari sociali venga a parlare con voi. Questo come logica, non è nessuno scarica barili, perché mi conosce. Io sono venuto sempre, sto sempre qui in piazza, l'ultima volta anche ieri, poi chiaramente in relazione ai miei tempi e al lavoro che devo far dentro. Io mi riprendo ancora una volta, ed è un mio impegno,
l'obbligo da parte vostra di riaccendere la questione con la Commissione Affari Sociali del Movimento 5 Stelle, che è un movimento all'opposizione, ricordiamolo, ciò nonostante anche l'opposizione può fare determinate battaglie e le stiamo facendo. Mi riprendo l'obbligo di parlare con tutta la Commissione Affari Sociali, che si è già occupata, Silvia Giordano, la conoscete, Giulia Grillo, Andrea Cecconi, il ragazzo che conoscete, Matteo Dall'Osso, che è venuto decine di volte a parlare con voi, per risollevare ancora una volta la questione, e gli chiederò ancora una volta di venire qua sotto e spiegarvi in maniera ancora più dettagliata la posizione del Movimento 5 Stelle in materia. Questo è un mio impegno che posso prendermi, di più non me lo posso prendere. Posso dirvi che con lo stato attuale delle cose è comunque complicato, nonostante la logica c'è nelle vostre parole, ed è ancora di più enfatizzata dalla disperazione sacrosante e rispettabile di una persona in fin di vita. No, lo diceva. Ci vuole correttezza, andare a Brescia, valutare le cartelle cliniche, i pazienti e vedete i risultati. Stop. Certo, questo però non lo deve fare il legislatore, la legge, lo devono fare il problema che voi dite, e avete ragione, che le persone che hanno fatto determinati test fino ad oggi siano stati in realtà, influenzati dalle industrie farmaceutiche. È la vostra posizione, che è legittimo voi l'abbiate, però non è legislatore, non posso io, che non ne so nulla di scienza, fare io un tentativo di verifica sulla validità di una cura. La mia responsabilità di legislatore, che me la sono presa perché ho avuto la bicicletta e voglio pedalare, è quella comunque di non andare contro la legge attuale, e qualora non abbiamo la certezza che una cura faccia addirittura, non possa far male, quindi accelerare un percorso, la capisco la tua logica, però voi dovete capire la logica del legislatore anche. No, questa è una agorà per cui non ti scusare, e il microfono è a tua disposizione. Pazienti in cura da 2 anni che effetti collaterali non ne hanno avuti, è dimostrato che questi pazienti dopo 2 anni di cura non hanno effetti collaterali, quindi questo dovete valutare. Quanto volete aspettare per vedere gli effetti collaterali? Nel frattempo le persone muoiono. Nessuno lo può dire. Cioè, questo, le persone nel frattempo muoiono. È chiarissimo. Io mi riprendo ancora. Pensate, nessuno scienziato lo so. La male dei cellulari chiaramente è molto complicato. Posso ribadire ancora una volta quello che ho detto? Ma gli chiedo di vedere, ma è anche giusto andare contro un articolo della Costituzione italiana. Chiarissimo, neanche abbiamo un articolo oggi che io personalmente inserirei per mia forma mentis di diritto alla morte, neanche questo abbiamo oggi in Italia, e anche questo va tenuto in considerazione. Veramente è meglio che ti ammazzi tu prima di noi. Il legislatore deve anche tenerlo in considerazione questa cosa, capito? Io, lei e le persone qui non abbiamo nessuna competenza scientifica. Immagino il diritto alla morte, sai che cosa vuol dire? Stiamo chiedendo la negazione alla vita, alla cura. È una cosa molto più semplice. No, è chiaro. È una circolare. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Ciro, io me lo riprendo come impegno ancora una volta, e l'ho fatto, lo sapete, tante volte, lo sapete che abbiamo già parlato tante volte, di rifar scendere e rimettervi di nuovo in contatto con la Commissione Affari Sociali. Me la prendo come mia, cioè è una promessa personale, lo so, è una mia promessa personale, di nuovo, ok? No, ma non è questione di prendere i fatti per quello che sono. Lo conosciamo ad Alessandro, Scusate, perché io credo che i politici qui ci siano ben pochi all'interno del Parlamento, perché il politico dipende dallo Stato, che sono i cittadini e la nazione. Il politico, se trova i cittadini che protestano per un loro diritto, in base anche all'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute, se vede migliaia di cittadini in piazza, di solito scavalca il patto legislativo e prende una decisione per interesse elettorale e politico. Qui c'è un problema molto grosso. C'è un parlamentare, che anche lui è disabile, il quale parlamentare è alle Iene. La tastiera è stata trasmessa dei fratelli Viviano, è stata trasmessa alle Iene, una bella trasmissione, nel quale il parlamentare si nascondeva, essendo disabile, dietro un mancato finanziamento, una disponibilità di circa 2 milioni di euro. Qui non c'è un problema di decidere se fare le staminali o dare le staminali, qui c'è un problema di fare una ricerca per, valutando le schede cliniche, di dare l'avviso di una ricerca, come hanno fatto col metodo di Bella, di permettere a questi signori di potersi curare tramite le staminali. E allora questo parlamentare si nascondeva dietro i 2 milioni di euro solo disponibili per la ricerca, in vari tipi di ricerca. Qui invece dovrebbe essere fatta una lotta dai nuovi parlamentari all'interno del Parlamento
i quali chiedono ad altri disabili di venire in piazza e c'è una lotta di forza perché venga autorizzata una ricerca per far vivere queste persone, perché non possiamo nasconderci dietro a delle leggi, perché le leggi in qualsiasi momento abbiamo visto che il governo e i parlamenti venuti e i parlamenti attuali le fanno quando vogliono e quando c'è una pressione, specialmente anche di ricercatori, le adottano dietro il potere elettorale che può dare questo, diciamo, queste richieste di leggi rispetto al Parlamento che andrà a comandare. Quindi ha un certo segno. Qui è vero che i cittadini, e c'è un grosso problema, che i carissimi amici qui non hanno una visibilità nazionale di stampa, perché se avessero una visibilità nazionale di stampa, e questa è una grossa censura, su 1 milione di disabili in Italia, qui ce ne sarebbero almeno 10.000. Questo è il problema. Allora, dato che il Movimento 5 Stelle ha una grande visibilità di stampa e un grande monopolio di internet, è giusto che lotti, no, non nascondiamoci ragazzi, perché Grillo ha una visibilità, Grillo riempie le piazze, quindi è un certo segno, qui si parla di soggetti che stanno morendo e qui si parla di muovere un popolo civilmente, portarlo in piazza e chiedere a questi signori, oltre alle leggi, di fare una lotta per dare vita a questi signori. Ciao ragazzi, torniamo un pochettino al lavoro in Parlamento, nonostante questa sia una causa che conosciamo bene e che abbiamo affrontato diverse volte. E vi parlo un po' della esteri, visto che di quella commissione faccio parte. E ci siamo lasciati che forse c'era ancora da discutere mozione Siria e lì è successo veramente di tutto. Come sapete abbiamo presentato, non vi racconto quello che è la situazione nella Siria in questo momento, perché è una realtà drammatica e come sempre le colpe sono anche nostre, perché lì c'è una commistione di interessi privati e interessi dell'Occidente che va fuori dall'umana cognizione, secondo me. Detto questo, noi non possiamo, non essendo governo, interessarci chiaramente del problema politico siriano, ma sicuramente possiamo interessarci di quello che il nostro Stato dovrebbe fare per evitare nuovi esodi, per evitare che si aggiungano morti e profughi a quelli che già ci sono stati in ormai 2 anni di conflitto siriano, si parla di 100.000 morti. Noi abbiamo chiesto con una mozione, siamo stati i primi a farlo perché l'abbiamo fatta a giugno, quando ci dicevano... E questo mi piace dirlo perché sempre ci hanno sempre detto che siamo quelli inesperti. Noi 2 mesi prima abbiamo presentato una mozione prevedendo già quello che sarebbe successo, perché basta essere semplicemente onesti e si capisce come si dirigerà il mondo, specialmente in quanto a guerre e in quanto a profitti legati alle guerre. Così a giugno abbiamo presentato una mozione per impegnare il governo italiano a non dare nessun tipo di supporto militare per qualunque azione in Siria, non solo diretto ma anche il supporto che purtroppo l'Italia dà sempre, cioè quello indiretto delle basi militari, Sigonella, Aviano, Napoli. E abbiamo chiesto che l'Italia non partecipasse in nessun modo a questa guerra. E la riteniamo tuttora una richiesta abbastanza ovvia. Era tanto ovvia che il giorno che abbiamo discusso in aula la mozione Siria, non so se avete partecipato, ma abbiamo lanciato anche il pubblicare tutti un video in cui si chiedeva di non intervenire in guerra. È stato un esperimento simpatico e molto utile, perché comunque abbiamo alzato un po' l'attenzione. E è stato tanto, tanto sensato quello che abbiamo scritto, che il giorno che si è discussa in aula la mozione, e sono venuti funzionari del MAE, del Ministero degli Affari Esteri, a chiamarmi in aula per dirmi: guarda, forse riusciamo a trovare un'intesa su questa mozione, il governo potrebbe approvarla. Io ho detto: miracolo, non è mai successo una cosa del genere qua dentro, che si aprissero un dialogo con noi in modo costruttivo, perché poi l'opposto di quello che dicono è esattamente questo. E allora sono stato fuori dall'aula, entra e esci in continuazione per più di un'ora, a cercare di trovare la quadra con loro, perché chiaramente il loro punto di vista del Ministero degli Affari Esteri è: non potete escludere completamente la NATO dalla vostra mozione, perché comunque rientriamo in quel quadro e comunque dobbiamo farci i conti. Siamo riusciti a trovare la quadra anche per questo, abbiamo messo dentro la NATO, abbiamo messo dentro l'ONU, abbiamo messo dentro tutto ciò che poteva far essere questa mozione accettabile al governo, mantenendo ovviamente la nostra direzione, quindi di non intervenire. Ci siamo lasciati col funzionario degli affari esteri a mezz'ora dalla dichiarazione del governo sulla mozione,
E lui mi ha detto, va bene, torno da te e ti dico come abbiamo risolto con Letta. Entro in aula, passano i 20 minuti, il presidente della Boldrini dà la parola direttamente a Letta. Io mi aspettavo chiaramente che prima, cioè mi aspettavo di sapere qualcosa perché aspettavo la risposta. Si alza a Letta e comunica semplicemente, mozione Movimento 5 Stelle, firma Mattagrande, respinta, cioè non accettata dal governo. Al che, onestamente, io sono uno calmo, ogni tanto però mi altero, vado giù nei banchi della presidenza e chiedo, vado alla Letta direttamente, gli chiedo, presidente, vorrei capire perché, se avevo trovato l'accordo con i funzionari vostri, perché non è stata accettata questa mozione. La risposta è stata, capisco che ormai tutto sembra normale, ma per me è allucinante, la risposta è stata perché politicamente non potevo. Io ve lo giuro che non vi direi mai una cazzata su una cosa del genere. Io l'ho ribadito ieri, ho incrociato il ministro Bonino nel cortile, perché era venuta qui ieri per quell'altra vergogna, però vabbè, non ne parlo perché non è di esteri la questione. E io ho detto, ma ministro, può essere mai che io trovo l'accordo con i funzionari vostri e poi lui mi dice che politicamente non è possibile accettarla quando parliamo di morte? Parliamo di morte, sono 100.000 morti in Siria. E lei mi ha detto, le decisioni del governo sono prese in forma collegiale, quindi, ma il Presidente del Consiglio decide. Questa è la responsabilità, no? Lo sciogliamoci, che ci chiedeva Letta a inizio mandato. Ora io mi chiedo se sciogliersi significa accettare in modo così, senza rispondere, senza modificare, senza parlarne quello che decide il governo, se magari significa discutere, trovare una mediazione intelligente e portarla avanti. Per loro non è questo, purtroppo. Quindi abbiamo incassato quest'altra delusione, ma la delusione che incassiamo da cittadini, perché secondo me quando si parla di questa cosa veramente non esiste il colore politico, e per questo motivo avevamo accettato di discutere nel merito della presenza ONU, della NATO, di tante cose su cui si dovrebbe parlare per anni probabilmente. Questa è l'ennesima delusione che hanno voluto dare al popolo italiano, e per fortuna c'è stata la mediazione di quel delinquente che è Putin, lo dico senza riservo, che quantomeno è riuscito a bloccare la situazione in questo momento. Speriamo che non degeneri in futuro, perché l'interesse occidentale è sempre quello di colonizzare il più possibile anche il Medio Oriente. Dopo la Siria abbiamo affrontato altre tematiche, e vi voglio riportare le ultime, diciamo, che ho, perché credo che vi interessi, sul ragazzo che è stato arrestato tra gli attivisti di Greenpeace, un ragazzo napoletano. Io ho personalmente parlato ieri appunto con la Bonino, e comunque anche qui abbiamo un po' anticipato i tempi rispetto agli altri, perché nonostante oggi il PD si faccia figo di una mozione di un'interrogazione presentata ieri, noi lunedì avevamo già depositato un'interrogazione per sapere come cosa sarebbe successo a questi ragazzi. Si parla di una trentina di arresti di varie nazionalità, l'Olanda è in prima linea perché la nave Greenpeace è a bandiera olandese. E questo ragazzo napoletano è uno degli attivisti storici di Greenpeace. In questo momento la sua situazione si è anche aggravata, perché è stato assolutamente in modo russo, è stato accusato di pirateria. Ora la nave Greenpeace, dire che si possa camuffare con una nave pirata la vedo dura, perché c'ha bandiere ovunque, e per questa accusa rischierebbe 15 anni di galera. La nostra interrogazione chiede al governo di impegnarsi con tutti i canali diplomatici che ha per garantire questi ragazzi. La garanzia che abbiamo avuto dal ministro è che la Farnesina si è già attivata, e il console ha incontrato Francesco, questo ragazzo napoletano, e stanno dando copertura, diciamo, legislativa, copertura legale, scusatemi, sia all'Italia che agli altri paesi, a tutto il gruppo di ragazzi in modo congiunto, quindi sia l'Olanda che gli altri paesi stanno facendo un team unico sostanzialmente. Io proprio ora, tra l'altro, qua questa zona è fantastica, perché se conosci le persone le becchi tutte. Ora ho incrociato un funzionario del MAE e l'ho fermato, e ha detto, dimmi che non finisce come Marò, perché stavolta vado rimatto proprio. E lui mi ha detto, no, tranquillo, questa volta faremo in modo che non si arrivi a quel punto. Io chiaramente, ragazzi, più di questo non posso dirvi, nel senso che non ci sono io, e fortunatamente, magari ci sono persone molto più competenti di me, possibilmente, però quindi non posso metterci la mano sul fuoco. Seguiremo la faccenda come sempre, vi informeremo come sempre, e proveremo a far sì che appunto non ci sia un terzo Marò in questo caso. E, visto che mi avete chiesto, sui Marò la situazione è ferma, nel senso che De Mistura, che è l'incaricato, diciamo, a gestire la
la faccenda è sempre coinvolto con il tribunale indiano e poi anche a livello diplomatico. La situazione si è un attimo sbloccata, nel senso che sono riusciti ad avere la certezza che non si procederà in nessun altro modo sugli altri 4 marò che in realtà erano coinvolti, e che poi sono 6 o staff sulla nave. Però i 2 sono ancora chiaramente sotto processo, che dovrebbe essere a dicembre. Quindi l'obiettivo del governo è quello di fare in modo di arrivare i ragazzi, i 2 marò, a dicembre a processo con tutte le carte in regola per essere liberati prontamente. L'avevo già detto nel mio discorso, comunque ve lo ripeto per tranquillizzarvi, gli accordi tra Italia e India non prevedono che la pena sia scontata in India, perché c'è un accordo bilaterale, quindi in ogni caso la pena la sconterebbero in Italia. E sono comunque ospitati in ambasciata e non in galera da un anno rotti a questa parte. Chiaramente noi li rivogliamo in Italia, perché crediamo che la pazzia in questa storia sia la legge la russa, che regolamenta l'utilizzo di militari in imbarcazioni private, e non tanto quello che è successo dopo, perché il problema reale è che un caso marò potrebbe ripetersi esattamente oggi, perché la legge che regolamenta l'utilizzo dei militari su navi private è ancora in vigore. Quindi potremmo tranquillamente mandare dei soldati a difendere una nave pirata, vederla attaccare dai pirati o meno, a difendere una nave commerciale, scusatemi, vederla attaccare o meno da pirati o quello che è, e creare un casino come quello che è successo, esattamente torneremo nella stessa situazione, perché non c'è una legge che regolamenta bene questo, perché la legge la russa è stata promulgata in modo abbastanza allegro nell'ultima legislatura. E queste sono le ultime proprio. Se avete qualche curiosità o altro, chiedetemi pure. So che siamo tutti abbastanza incazzati e delusi per quello che è successo ieri. Io non vi dico come stavo, perché poi passo dal mi mangio qualcuno al mi faccio una pensata. Sì. Al Senato, perché è stato al Senato alla Camera, come si può fare? Parlare un condannato? Ma che cazzo di paese siamo? Io ti faccio incazzare ancora di più, perché oltre a farlo parlare, Letta in aula l'ha definito un grande. Oggi quando ho pubblicato questa cosa, i piddini mi hanno detto, ma era in tono ironico. E io ho detto, ma ci sarà anche ad essere felici che un Presidente del Consiglio ironizzi sul fatto di parlare con un condannato in aula? Perché poi quella è la cosa che mi fa incazzare, perché ci sta l'ironia del dire ancora una volta mi ha gabbato, però qua stai parlando da Presidente del Consiglio, non sei un normale cittadino. E se sei un Presidente del Consiglio devi alzarti e dire Berlusconi grazie e vada in galera, non mi devi dirmi sei un grande perché ancora una volta mi hai fregato. E questo è lo scandalo di questo paese, dove purtroppo tutto è tollerato. E tutto è tollerato perché una delle strategie mediatiche qual è? Più alzi l'asticella della vergogna, più il popolo accetta la vergogna. Perché in un altro paese non saremmo arrivati a Rubi, non sarebbe arrivata la frode fiscale. C'è gente in altri paesi che si dimette per un pezzo di tesi del master copiato, che secondo me se venisse a avere un'assemblea in questo Parlamento si butterebbe alla tribuna per la disperazione il ministro tedesco. E questo è quello che ci hanno dato, quindi ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è riportare quell'asticella sempre più in basso, non tollerando più, perché tollerare questi scandali fa sì che prima o poi tutto sarà normale, come diciamo ogni volta. Ma cosa dovrà fare mai Silvio Berlusconi per andare in galera? Ammazzare una vecchietta a pugni per strada, perché forse è ancora un'asticella che non abbiamo raggiunto, ma più di quello non c'è nient'altro, ragazzi. Quindi io vi dico, facciamoci forza, andiamo avanti, loro proveranno ad annientarci con screditandoci, perché ora avranno un annetto di, secondo loro, avranno un annetto di tranquillità e proveranno nel frattempo a screditarci. Io dico soltanto che abbiamo l'arma della verità, abbiamo l'arma della competenza, abbiamo milioni di cittadini informati e incazzati che sanno parlare con tutti, sanno spiegare quello che è il Movimento 5 Stelle e quello che è questo palazzo. E con queste armi riusciamo a scardinarli ancora una volta, perché ricordatevi che alle prossime elezioni l'amico Letta, nipote o zio che sia, fa lo stesso, arriveranno alle elezioni dicendo popolo italiano, o votate il modello unico, perché ora da ieri sono ufficialmente il modello unico, Democrazia Cristiana 2.0 li ho definiti io, oppure votate il Movimento 5 Stelle. A quel punto, signori, come disse Beppe l'altro giorno, o ci svegliamo tutti o questo progetto può tranquillamente finire qui, ma io credo che ci sveglieremo. Speriamo.
sbagli. Ci dobbiamo svegliare! Ci dobbiamo svegliare! Non è possibile che un Letta bugiardo, falso su Rai 3 mi venga a dire delle bugie agli italiani! Offendono la mia intelligenza! Letta è stato un farabutto! E la Rai faccia vedete con i soldi nostri! Perché cavolo lo pago io! Io che gli dei soldi a faccia! E mia sorella che paga il canone! Non paghiamo più! Ora basta! Non paghiamo più il canone per sentire le campate di Letta e di tutti i giornalisti del cazzo! Mi sono rotto i coglioni! Avete capito? Mi sono rotto i coglioni! E non ce l'ho! Ma me l'avete fatto vedere voi! Ladri, aeroporti! Letta a casa! Posso? Delinquenti! Grazie! Allora, scusate, io vorrei riportare l'attenzione di tutti sulla questione di Greenpeace, anzi grazie per il lavoro che avete fatto, perché è una cosa molto importante, però c'è un particolare, Greenpeace ha lanciato una petizione online per la liberazione di questi attivisti, 30 attivisti, che lo spieghiamo, Greenpeace sta portando avanti in tutto il mondo questa campagna che Save the Arctic, loro sono andati in una piattaforma in acque internazionali della Gazprom, che è una società russa che sta facendo dei prelievi vicino all'Artico per trovare il petrolio. L'Artico è un ambiente assolutamente particolare, che se salta il clima nell'Artico salta il clima in tutto il mondo, per cui Greenpeace giustamente si sta impegnando perché queste cose non accadano. E nel momento in cui loro hanno fatto una dimostrazione pacifica, per cui si sono messi con delle corde e stavano cercando di salire su questa piattaforma, sono stati avvicinate delle forze militari russe, ci sono stati degli spari, hanno sparato vicino alle barche degli attivisti, sono stati momenti di forte tensione e adesso li hanno arrestato a 30 persone, per cui cortesemente questa sera tutti noi andiamo sul sito di Greenpeace e filmiamo la petizione che loro stanno facendo, stiamo già a 700.000 firme e la stiamo facendo all'ambasciata russa e alla nazione russa. È una cosa molto importante, io credo che il Movimento 5 Stelle si debba impegnare per uno, informare quello che sta accadendo nella piattaforma vicino all'Artico e per portare avanti questa campagna per la liberazione di questi 30 attivisti, perché Greenpeace sta facendo un ottimo lavoro, per cui stasera a casa tutti quanti firmiamo questa petizione, grazie. Non è Avax, è sul sito di Greenpeace, è sul sito, vabbè, ma vai sul sito di Greenpeace, sta lì. Sei alto? Tana per me, buonasera. Francesco Dua, deputato alla Camera, Commissione Cultura. Oggi era una giornata importante. E speriamo. Cultura, ragazzi, siamo messi un po' maluccio. Comunque, chissà se parte, e forse adesso partirà anche Commissione Antimafia. Sono infatti di Messina. Vi voglio raccontare quello che è successo di recente in Commissione Cultura, visto che l'avrete visto voi stessi. Lunedì abbiamo deciso di fare un video pirata in Commissione Cultura. Siamo dei delinquenti, sì. Deciso di fare questo video in cui facciamo vedere lo stato dei lavori, come avanzano i lavori. Questo decreto cultura, quello che abbiamo approvato oggi, è stato 50 giorni al Senato, una cosa del genere. Insomma, è stato tantissimo passato, noi non abbiamo avuto tempo di emendare nulla. E quindi, non so se l'avete visto i ritmi con cui, velocissimi, e l'abbiamo visto. Quello però non avete saputo, forse, è bellissimo, è approvato, no, com'era? L'emendamento numero, chi è favorevole, chi è contrario, chi è astenuto, respinto. È una cosa assurda. Sì, non... Ora io qui voglio dire una cosa, non è tanto colpa dei singoli deputati del PD che si mettevano ad alzare la mano in maniera molto meccanica, è colpa di tutto il sistema che loro stessi però accettano, è lì il problema. Nel momento in cui tu accetti che noi, che dovremmo fare le leggi, deleghiamo il governo per farle, perché accettiamo questi decreti legge,
un passo avanti, non sono più decreti omnibus, decreti del fare che c'era tutto e niente, non ci sono, almeno decreto cultura effettivamente parlava di cultura, decreto istruzione parlava di istruzione, certo il decreto cultura passando dal Senato abbiamo trovato un sacco di marchette, iniziando dai 400.000 euro per una cosa UNESCO che riguarda, per un evento UNESCO che doveva essere fatto a Monza e verrà fatto a Firenze. Ora io non lo so, io l'ho detto in aula e lo ripeto qui. È chiaro che il governo si preoccupa per la città di Firenze perché non ha più un sindaco e quindi pensa bene di aiutarlo. Non sindaco, a noi gli diamo soldi, evidentemente riesco a fare questo. Ma queste qui sono scelte del governo e noi non riusciamo ad accettare, ci sono tante altre marchette. Oggi invece quello è successo in in commissione che ci hanno, devo dire giustamente, perché effettivamente noi abbiamo violato il regolamento, rimproverato, facendoci sapere che questo, l'atto che abbiamo portato avanti, che abbiamo fatto, andrà in ufficio di presidenza e che la Boldrini sarà informata. La stessa Boldrini, presidente della Camera, che comunque ha firmato, comunque lei è d'accordo per la trasparenza. Quasi tutti i parlamentari 5 Stelle, credo tutti, chi non l'ha fatto è stato solo per distrazione, visto il gran lavoro che abbiamo firmato Parlamento Casa di Vetro. Ci sono gli hashtag su Twitter, Open Camera, Open Senato, Open Parlamento, che riguardano proprio questo, il fatto che il Parlamento dovrebbe essere una casa di vetro. Tutto quello che avviene in commissione deve essere ripreso. Deve essere ripreso tutto quanto. Non è possibile che i cittadini vogliono seguire, ce ne sono tanti, perché quando facciamo le dirette Twitter ci arrivano tantissimi commenti, quindi ci sono tanti cittadini che hanno voglia di vivere le istituzioni. Non lo possono fare. Adesso io voglio vedere se la Presidente Boldrini quanto ci potrà rimproverare o sanzionare per quello che abbiamo fatto. Perché sarebbe un po' ipocrita, devo dire, da un lato essere per la trasparenza e dall'altro rimproverare, sanzionare chi fa di tutto affinché ci sia la trasparenza. Ho notato che sto facendo delle digressioni perché sto partendo sempre dal fatto che non sapete cosa è successo oggi in commissione, scusate. Beh, quello che è successo è che si sono un po' scaldati gli animi. Deputato D'Ottavio del PD ha una frase del portavoce Luigi Gallo, in cui diceva che voleva portare la discussione a livelli più alti, si è un po' indispettito, gli ha dato del maleducato. Io voglio fare notare una sola cosa, che maleducato significa educato male, significa che i tuoi genitori ti hanno educato male. E di norma è molto ineducato dare del maleducato a qualcuno. Quindi devo dire che si è un po' buttata la zappa sui piedi ed è strano, in Commissione Cultura dovremmo cercare di parlare in un certo modo, almeno noi, in generale tutti i portavoce, ma ci si augura in Commissione Cultura non si facciano di questi errori. Quindi quando gliel'ho fatto notare ho detto sarebbe più elegante dire ineducato, si è voltata un'altra deputata, come si chiama? Non ricordo, PES mi pare, può essere Daniela PES del PD, ma l'hai educato pure tu, cos'è? Querelami, devo querelare. Comunque questo qui è un episodio per farvi capire in che ambiente lavoriamo, siamo assolutamente osteggiati, probabilmente loro sono molto seccati con noi, abbiamo tradito la loro fiducia, secondo loro, io non lo so, io credo che la fiducia viene tradita soltanto verso gli elettori. E a proposito di fiducia tradita, ma ieri avete sentita la senatrice, come si chiama? De Pin. La senatrice De Pin piangeva. Allora, quello che è successo ieri, la vera vergogna, è che oggi, piuttosto che parlare del fatto che queste piruette di Berlusconi hanno fatto in modo che è cambiata soltanto una cosa rispetto a due giorni fa, rispetto a ieri, perché il governo è lo stesso, la maggioranza è la stessa. Quello che è cambiato gli italiani, penso, cioè non se ne stanno accorgendo forse, se lo sono dimenticato, è che l'IVA è aumentata al 22%. Cioè, erano pronti a dare la colpa a Berlusconi, erano pronti a dire questa IVA al 22% è colpa di Berlusconi. Ma no, c'era un argomento migliore da spiattellare su tutti i giornali. Una povera senatrice minacciata di morte, milizie 5 Stelle, sì. Questa qui minacciata di morte, quindi, e poi lei chiaramente poi ha negato, quindi comunque sia chiaro che nessuno ha minacciato di morte nessuno, il Movimento 5 Stelle è non violento, ci continua a dire che siamo fascisti, ci diamo bacetti maschi con maschi, femmine con femmine alla Camera, ancora ci dice che siamo squadristi, no, non lo so, siamo alle vittime incredibili.
dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo, noi là dentro lo stiamo facendo ogni giorno di più, oggi dopo questa storia in commissione veramente mi è venuta un po' una sofferenza, mi chiedo se, cioè, anche perché se ci sarà il decreto istruzione, e voglio vedere che emendamenti ci faranno passare, perché a questo punto, anche se sono d'accordo con noi, di norma non ci fanno passare nulla. Dopo quello che è successo, perché adesso c'è il decreto istruzione, non ci faranno passare assolutamente niente, ne sono sicuro. Ma comunque... L'ultima cosa, e poi passo il microfono, ci sono altri portavoce, ma mi piacerebbe sentire anche i cittadini, perché è una gorà, non dobbiamo parlare solo noi. È sul decreto di istruzione, l'articolo 20 abolisce i bonus maturità in medicina. Perché tra tanti articoli cito questo? Perché l'8 agosto avevo fatto un'interpellanza, chiedevo appunto che venissero eliminati questi bonus maturità. Come funziona? Funziona che finora ha funzionato che tu facevi un test, in base al test entravi. Profumo, l'ex ministro dell'istruzione, e anche il ministro Carrozza hanno portato avanti invece questi bonus maturità, che consistono nel fatto che ci sono, vengono dati dei punti in base al tuo voto di maturità a scuola. Questa cosa è assolutamente non meritocratica, perché può succedere che una persona ha un professore molto, ha uno studente ha un professore buono, uno studente ha uno studente cattivo, insomma due pesi due misure, e quindi non andava bene. Se ne sono resi conto, era quello che chiedevo, se ne sono resi conto, sono felicissimo che abbiano accettato in un certo senso quello che io gli chiedevo di interpellanza, se non fosse che l'hanno fatto mentre i ragazzi stavano facendo il test. Quindi i ragazzi, mentre facevano il test, hanno scoperto che il bonus maturità con cui loro, baldanzosi, si presentavano dicendo io ho 100, mi presento, non hanno avuto più questo bonus. E chi aveva un bonus maturità basso non si è presentato, perché ha detto ma io che cosa mi presento a fare se ho un voto di maturità così basso. Quindi adesso che succede è che il Ministero avrà un sacco di ricorsi, tantissimi, sia da chi non lo passerà, perché dirà io non l'ho passato perché sapevo che c'era il bonus maturità e mi ci avete tolto, sia da chi non si è presentato, quindi qualsiasi cittadino, se qualcuno di voi ha meno di 18 anni vuol dire di non essersi presentato perché per il bonus maturità, e poi dire io mi volevo presentare, non l'ho fatto per il semplice fatto che avevo un bonus maturità, avevo un voto troppo basso. E quindi adesso succederà veramente un putiferio. Noi chiederemo per quest'anno l'abolizione dei test di ingresso in medicina, almeno per l'anno in corso, perché bisogna permettere a tutti quanti in questo momento di poter entrare. Poi dall'anno prossimo vorremmo portare avanti un modello diverso, vorremmo ispirarci a dei modelli europei, c'è il metodo francese, ci sono tanti metodi diversi, ci stiamo lavorando. A tal proposito in questo momento ci sono le deputate, non ci stanno ascoltando, magari ci vedranno, deputate Marzano, no, sto indicando il palazzo dei gruppi, deputata Marzano e deputate Chimienti, che stanno lavorando proprio al decreto istruzione. Io sono sceso per parlare un attimo con voi, adesso sto tornando su anch'io, dobbiamo finire, non fare niente, certo. Effettivamente facciamo gli emendamenti che non serviranno assolutamente a nulla, perché ce li bocceranno tutti quanti. Questo è tristissimo. Dobbiamo fare alleanza. Signori, buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie mille. Abbi. Beh, quello sì, sicuramente. E, voce, ok, adesso parlo più forte. E, niente, io solo per dirvi che praticamente dentro c'erano, dovete sapere che dentro non può entrare le forze dell'ordine. Dentro, così, giusto per darvi un'idea, c'è una banca e io non ho lo stipendio accreditato in quella banca, bensì in un'altra, e fuori dal Parlamento. E quando mi hanno chiesto perché, io ho detto perché di sì. Dovete sapere che dentro Montecitorio, che è chiamato anche lo Stato, nello Stato, non può entrare le forze dell'ordine. C'è tutto, ma non può entrare le forze dell'ordine. Quindi vi ripeto, 15.000 euro al mese e non ci sono... Voi sapete dei controlli, di controlli? No, non c'è nulla. Ma questo però lo sai tu, perché dentro non può entrare le forze dell'ordine a controllare. Lo so, se no poi il problema magari è anche quello. E quindi che dire, dentro si stava parlando di femminicidio e praticamente nel decreto legge che hanno portato
è il decreto legge Macedonia, così l'hanno soprannominato i miei colleghi, perché si parlava anche di TAV, e uno o lo accetta tutto o non può dire una cosa sì e una cosa no. È il femminicidio col TAV. Le regole sono regole. Dimmi. Sì, dimmi. Assolutamente, guarda. È una cosa che a me mi disgusta. Posso darti il microfono che... Però devi smettere di fumare, perché il fumo fa male. Sì, quando... quando cresce non è sicuro, allora si smette. A me il femminicidio è una cosa che a me mi tocca moltissimo personalmente, perché ho avuto una tragedia familiare che ne pago le conseguenze fino a oggi. Dunque, a me questo fatto di decreto che si fanno contro il femminicidio non mi piace. Cioè, è incoerente. Qua ci vuole rispettare una legge. Chi ammazza, chi uccide, deve essere messo in galera, ergastolo a vita. Perché, ti spiego, gli assassini di mia sorella, gli assassini di famiglie di persone per bene, ricchissime, sono usciti, di cui l'uno, che ha fatto recitato, lo hanno fatto uscire perché dicevano che era guarito. Questo signore qui è uscito e altri due. Quindi ergastolo la vita, la pena certa, la pena certa. E poi, per quanto riguarda gli uomini che vanno a rompere le palle a queste ragazze, alle mogli, le cose, prima cosa di tutto bisogna, prima di tutto, prendere a tutte e due, perché il fatto stesso che io scelgo un uomo che mi rompe le palle, qualcosa in me c'è, non ci sono dubbi qua. Perché ragazzi, dobbiamo essere pure onesti, eh? Ora, prendere questo signore qui, farlo controllare da persone valide, fargli capire queste cose, il perché, faccia questo e tutto. La seconda volta in galera, 5 anni, ma 5 anni puliti puliti, non che la buona condotta, il premio, quale premio? Cioè c'è gente che ha ammazzato 4 persone ed è fuori, ragazzi. A me sta fatto del femminicidio, è una presa per il culo. Io mi offendo e poi mi portano qui le scarpette rosse, mi dedicano il parco, ma dobbiamo finire questa farsa la dobbiamo finire, pena certa, punto e basta. Mi senti? Mi ascolti? Guarda, fra i tanti interventi che si sono succeduti alla Camera questa sera, c'è stato l'ultimo che ho assistito, di Maria Lucia Lorefice, Movimento 5 Stelle. Era talmente intenso e profondo che non avevo neanche la forza ad applaudire. Cioè, così, sono rimasto a bocca aperta. Quindi, davvero, è una problematica che sento mia. E mi dispiace che la trattino in un decreto detto Macedonia, che vuol dire tutto e niente, solo per fare favore a chi? A chi ha degli interessi in ballo. E con questo, ragazzi, vi saluto. Ciao, grande, e vinciamo noi, il titolo della mia storia, andatelo a leggere gratis, vi piacerà. Scusa, che ti volevano uccidere una cosa. Sì, vai. Una domanda, chiedo scusa, com'è possibile, proprio costituzionalmente parlando, mettere in un unico decreto un reato penale? Perché il femminicidio è un reato penale, quindi è qualcosa che riguarda il codice penale con la TAV. Cioè, non è possibile una cosa del genere, cioè, dovrebbe essere scissa proprio per costituzione. Non è possibile mettere un penale insieme a un civile. Sono due cose che non possono essere gestite nella stessa maniera. In Italia sì. Come non volevi intervenire? Ciao, buonasera a tutti, mi presento, sono Silvia Giordano. Ti voglio rispondere io perché sto in affari sociali insieme a Matteo, ma l'ho seguita in giustizia e in affari costituzionali, quella è una commissione congiunta. In realtà, perdonate,
in realtà non è possibile, cioè non è logico, che si può fare, ma ovvio che non è logico, cioè è, oltre al fatto che è un fatto penale, oltre al fatto che proprio di materia non c'entra niente, no, ma oltretutto hanno fatto un decreto che si chiama femminicidio, che adesso stiamo discutendo e domani si voterà, dove su 13 articoli 5 sono del femminicidio, cioè quindi manco a dire no vabbè ma la maggior parte parlano di quello, allora prendiamo il nome di quello lì, no, cioè 5 solamente, poi altri parlano non solo di TAV, ma parlano anche dei commissariamenti, argomento che a loro è molto caro ed è loro molto urgente, no ma poi, ma no no, ma credimi, lo stiamo facendo, ma però perdonami, però tu veramente, questa è la cosa che sconvolge di più, cioè, ma ci siamo resi conto che cosa sono arrivati a fare questa gente? Cioè, il mettere insieme il femminicidio e la TAV e i commissariamenti è la cosa meno assurda che hanno fatto in questo periodo, ma non solo in questi 20 anni, proprio adesso, cioè, noi ieri abbiamo avuto la sceneggiata migliore al mondo, che è inutile, se avete abbonamenti al cinema, state buttatevi, è inutile, venite qua e vi vedete la cosa migliore di questo mondo. Il caso di questo penale del femminicidio. Che... Esatto, perché se, tu sei convinta che non vogliono far portare al penale anche chi distrugge infrastrutture pubbliche durante le manifestazioni, e quello è il discorso, la vera urgenza è lì, perché per loro quello che sta succedendo in Piemonte è un'urgenza incredibile, ma non perché vogliono risolvere la situazione, ma perché la devono bloccare, e tu sei convinta che loro non vogliono portare sul penale quella cosa, e questo è il discorso. Guardate che purtroppo la gente che sta lì... Se la vuoi portare, allora prima fai una mozione per portare sul penale, poi fai intervenire. Ma io sono d'accordo con te, ma tu parti da un punto di vista che si va per logica. E questo è il discorso. Appunto. Ma così stiamo dicendo... Esatto, sono veramente d'accordo, ma questo è il discorso. E per questo che io mi meraviglio... Allora, prima se vuoi... Prima porto la TAV, che è al penale, e poi no, 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 però perdonami, per me pure quello è fuori discussione, ma di che stavo parlando? Porto al penale una cosa e poi la discussione. Però vedi, tu li consideri a un livello superiore, perdonami, cioè tu ancora ci credi troppo, cioè credi ancora troppo, però è l'intelligenza che si usa in queste cose. Ma tu non puoi offendere l'intelligenza. Ma che l'abbiamo offesa solo per questo? Cioè l'offendono solo per questo? Per questo, per questo noi siamo incazzati ogni volta. Io cittadino, e in primis come cittadina, come donna, Se un governo decide un qualcosa che a me non sta bene, io voglio veramente questa cosa del referendum popolare, voglio andare a votare e dire io quello che voi state facendo non mi sta bene, e sfido qualunque cittadino che abbia, abbia votato il PDL, qualunque donna che ci abbia un minimo di cappello, che abbia votato il PDL, che non è stata femminicidio. Sono pienamente d'accordo, oltretutto quello che tu hai detto adesso qui in piazza, noi l'abbiamo detto anche lì dentro e ci siamo sentiti dire, questo poi è passato in tutte le testate possibili e immaginabili, che noi siamo quelli che non vogliono la legge contro il femminicidio. Io auguro, io auguro la Santa Chiesa con la politica, che qualcuno se li sbatta il muro, se li chiede e poi li ammazza e poi voglio dei familiari quello che ai figli, a me questa gente qua, questi stronzi qua che mi vengono a fare, e basta, io li dico le parolacce perché essere educato, non sono credibile più, io sono incazzata, nera, a me il femminicidio è una cosa e le altre cose non serve, a me mi hanno ammazzato a mia sorella, e io l'ho trovati tutti fuori, tutti fuori, Gozzini li ha fatti uscire perché ha tolto la e il gasto, ora con rito abbreviato c'hai la metà della pena, ti ritrovi gli assassini casa casa, a me questo non mi sta bene, va bene? E io ve lo dico a voi del movimento e lo dico a quei dolci che stanno anche lì dentro. Non sa più nessuno. Chiudiamo. Matteo, cioè, fai la conclusione che poi chiudiamo. Volevo semplicemente aggiungere che siete veramente vecchi, ragazzi, se parlate così. Perché qui la legge fondamentale, la Costituzione, cioè l'articolo 138 l'hanno modificato derogando all'articolo 138. Quindi concludendo dicendo che dentro fanno quello che vogliono, come vogliono, perché lo vogliono. E facciamo una
Minchia, noi siamo saliti sul tetto per fare. Non è vero, saliti sul tetto! Noi siamo saliti sul tetto! Voi avete fatto una cosa grandissima, rispettosissima, ma il problema qua è dell'opinione pubblica degli italiani, dei cittadini. Voi dovete venire con noi, lasciare la camera e uscire, ci diamo l'appuntamento qua e scendete qui con noi. Già, nel momento in cui parlate di questa legge, il femminicidio, a me non mi sta bene, voi non dovete firmare un cazzo, capito? Perché il cacciglio deve pagare, c'è questa della pena, 30 anni, deve essere 30 anni consecutivi, non che Paolo ha fatto la propria moglie e la fa con 7 anni e fuori, ma che cazzo stiamo a dire? Ma stiamo scherzando, un'altra ragazza che viene uccisa nel parco, perché un pazzo che era, dice che era malato, non ha detto nulla. Ci siamo, e ci sappiamo, mi sto facendo sentire, il femminicidio deve essere una legge con la pena di morte. No, allora 30 anni consecutivi, avete capito, perché a me mi hanno ammazzato, a miserella, e tutti e tre fastidi sono pieni pieni. Ci avviamo alla conclusione. Ci dobbiamo, però signora ascoltatemi un attimo. Questa energia, oltre a dirla a me, coinvolgiamo più gente possibile, perché quello che sta facendo lei adesso lo dobbiamo fare tutti. Non solo voi là dentro, o solo voi qua. Sì, ora io lo sto dicendo, ecco, sarò filmata, mandatelo via internet. Io sto dicendo a tutte le donne, a tutte le mamme, a tutti gli uomini che rispettano le donne, di scendere in piazza e dire che questa legge che stanno facendo questi porci non serve un cazzo e non me ne faccio un cazzo delle scarpe rosse o dei parchi dedicati alle vittime, ma me ne faccio il cazzo! Chiudi la corona. E siamo sempre per la non violenza. E con questo, ragazzi, vi salutiamo e andiamo. Grazie, ciao, non siamo noi. Grazie a te. Ciao. Allora, adesso chiudiamo la diretta. Volevo avvertire tutti quelli che hanno scritto i commenti, che mi hanno scritto anche in diretta. Che non era facile poter seguire tutti i commenti mentre stavamo mandando la diretta, perché alcuni l'hanno scritto di anche i nostri commenti, però non ce la facevo, cioè erano troppi che venivano tutti insieme e cercavo di seguire insomma quello che dicevano i parlamentari.